come stai, piccolo Alex? Ma lui non sa parlare, Peppa. Ma se non sa parlare, come fate a capire che cosa vuole? Semplice, indoviniamo. Adesso ho l'impressione che abbia fame. Peppa, ti va di aiutarmi a dare da mangiare ad Alex? Sì, magari. Per il piccolo Alex è l'ora della pappa. Alex, è un giorno speciale. Sarà la cuginetta Peppa a darti da mangiare. Ecco la tua pappa, piccolino. Oh, dai, mangia. Oh, continua a voltarsi dall'altra parte. Dare da mangiare al piccolo Alex è molto difficile. Guarda qui. Ecco che arriva l'aeroplano. Ad Alex piace tanto quando si fa finta che il cucchiaino sia un aeroplano. Adesso prova tu, Peppa. Ecco che arriva l'aeroplano. Apri la bocca, così lui ci vola dentro. Evviva! Questo era un aeroplano. Sai dire aeroplano? Te l'ho già detto. Alex non sa parlare. Alex non ha ancora detto la sua prima parola. Peppa, ti ricordi qual è stata la tua prima parola? No. È stata mamma. Mi sembrava che la sua prima parola fosse stata papà. No, mamma. E qual è stata la prima parola che ha detto George? Dinosauro. La prima parola di George è stata dinosauro. Mi sembra che qualcuno abbia aggredito il pranzo. Già, ora deve fare il bagnetto. Il piccolo Alex fa il bagnetto. Questo è il signor dinosauro. Sai dire dinosauro? Oh, no. Lui non sa ancora parlare, Peppa. Ma prima o poi imparerà a parlare. Così voi saprete che cosa vuole, no? E adesso che cosa ti andrebbe di fare, piccolo Alex? Mamma, potrei avere un po' di biscotti per i miei amici, per favore? Ma certo, prendili pure. Grazie, mamma. Susie è tornata con i biscotti. Evviva! Evviva! Non ti ha visto proprio nessuno? No, beh, è soltanto un adulto. Guarda là! Volete un po' di spremuta insieme a quei biscottini? Quali biscottini? I biscottini che ti ho appena dato per i tuoi amici. Oh, Susie! Che problema c'è? Siamo in un club segreto dove si fanno cose segrete e invece Susie l'ha spifferato tutto il mondo! Oh, posso entrare nel vostro club segreto? Vi prego, ho sempre desiderato far parte di un club segreto. È molto difficile entrare nel nostro club. Perché per entrare ci devi dire prima la parola d'ordine. Qual è? Picca, nidde, nodde. Picca, nidde, nodde? Ecco fatto, ora sei ammessa. E che cosa succede adesso? Guardate chi arriva. È Papà Pig. Vado a parlare col mio papà. Però non dirgli niente del nostro club segreto, va bene? Ciao! Ah, sei qui, mamma pecora. Ci sono novità? Club segreto! Oh, no! Oh, ho sempre voluto far parte di un club segreto. Posso entrarci anch'io? Non ci puoi entrare, papino caro, perché tu fai parte dei grandi. Anche la mia mamma fa parte dei grandi. Beh, però se proprio ci tieni, devi dire la parola d'ordine. Qual è? Papa dide dude dam! Papa dide dude dam. Sei ammesso! E ora cosa facciamo? Guardate! E mamma Pig? Segui la mamma, in gran segreto però! Papa Pig! Ah, ciao mamma Pig! Come mai sei in questo cespuglio? Club segreto! Avrei se... Signora maestra, guardi, Peppa è caduta a terra. Ti sei solo sbucciata il ginocchio, Peppa? La maestra prima disinfetta il ginocchio di Peppa e poi le mette un cerotto. Ora ti senti un po' meglio? Sì, molte grazie. Dunque, ascoltate, forse avrete notato che Pedro Pony stamattina non è venuto a scuola. È di nuovo in ritardo? No, Susie, Pedro Pony è ricoverato in ospedale. Oh! E oggi noi andremo tutti a fargli visita. Peppa e i suoi amici vanno a trovare Pedro Pony in ospedale.
Una raccomandazione, restate vicino a me, non vorrei proprio che vi perdeste. Sì, Madame Gazzella! Chiedo scusa, signor Toro, sa dirmi per cortesia dove si trova il reparto dei piccoli? Giù per le scale, passa due porte, destra, sinistra, destra, tutto il corridoio, su per le scale, terza, sinistra. Oppure potete prendere l'ascensore. Probabilmente dorme, perché chi è a letto malato dorme sempre tantissimo. Ciao, amici miei! Ciao, ciao, Pedro! Come mai non stai dormendo? Non sembri per niente malato. Mi sono rotto la gamba e allora i dottori hanno deciso di mettermi questo gesso. Davvero? L'ingessatura aiuta la gamba di Pedro a guarire. Io mi sono sbucciata il ginocchio e ho dovuto mettere un cerotto. Davvero? Vi andrebbe di fare tutti un bel disegno sul mio gesso? Sì, certo! Peppa e i suoi amici fanno un disegno sul gesso di Pedro. Io disegno un pallone da calcio. Io disegno un fiore. Io, signor Patato. Un pappagallo. E io ho disegnato una pozzanghera di fango. Evviva! Grazie a tutti, amici! Mi faresti anche tu un disegno sul cerotto? Va bene, ti disegno un fiorellino. Grazie, Pedro! Controlliamo se avete indossato tutti la tuta da ginnastica. Pedro indossa un costume da supereroe. Pedro, dov'è finita la tua tuta? Nel mio armadio. Ero convinto che oggi fosse la giornata in maschera. Venite con me, piccoli! Questa è la palestra dove anche le mamme e i papà vengono ad allenarsi e divertirsi. Vi state divertendo tutti? Sì, molto, Madame Gazzella! Il vostro allenatore quest'oggi sarà Nonno Coniglio. Ma dove è finito? Buongiorno, piccini! Siete pronti per fare ginnastica? Sì, siamo pronti! Dobbiamo farlo anche noi, quel salto? No, quello è riservato ai grandi atleti come me, non ai piccoli esploratori come voi. Ma noi non siamo esploratori. Dopo la mia lezione lo sarete. Ma tu? Tu sembri un supereroe, piccolo. È soltanto per finta. Niente è meglio della finzione. Bene, ora riscaldamento. Coraggio, piccoli, corsa sul posto. Muovete le braccia. Ora allungatevi. Allungatevi. Ora traballate come una gelatina. Bene, ora che siamo tutti riscaldati possiamo incominciare. Incominciare cosa? La vostra grande avventura. Dovrete far finta che la palestra in cui ci troviamo sia una giungla. Ma non sembra per niente una giungla. Dove sono gli alberi? Li dovete immaginare, gli alberi, la pioggia, il fiume che scorre veloce ai vostri piedi. La vostra prima avventura sarà camminare su questa trave per guadare il fiume. Ma è facilissimo! Ah, ma è notte fonda e tira un gran vento! Che cosa? È quello che mi è successo una volta! Volare è il modo di Binky per mantenersi in forma. Sapete dirmi di che cos'altro ha bisogno il nostro Binky per stare bene e in salute? Ha bisogno di mangiare! Esatto! Ha bisogno di bere! Proprio così! Ha bisogno di respirare un pochino! Molto bene, brava! E anche di dormire! Risposta esatta! Scusi, Madame Gazzella, non mi sono svegliato in tempo! Oh, Pedro Pony, a te piace dormire, non è vero? Sì, Madame Gazzella! Qui dentro ho un animaletto a cui piace tanto dormire! Quella è una tartaruga! Sì, è Tiddles, la tartaruga! Ciao, Tiddles! La nostra Tiddles ha dormito durante tutto l'inverno. Oh! Come mai ha quel guscio dietro la schiena, dottoressa? Quel guscio è la sua casetta. È lì che si nasconde quando ha paura. Chi di voi vorrebbe accarezzarla? Io, per favore! Non avere paura, piccola Tiddles. Quanti anni ha, dottoressa? Beh, ha 33 anni. Ha gli stessi anni della mia mamma. Ma dovete sapere che le tartarughe possono vivere anche 100 anni. Ma quella è l'età che ha il mio bisnonno. Perché cammina così lenta? Perché deve trasportare la casa sulla schiena.
Scusi, dottoressa Criceto. Guardi, credo che Tiddles stia cercando di scappare. Non può andare lontano. Perché cammina tanto lenta. Qui dentro ho qualcos'altro da farvi vedere. Dinosauro! Oh, George! Non è possibile, tu sai dire solo dinosauro. Oh, ma quello è proprio un dinosauro. No, questo non è un dinosauro. Quella che vedete è Lulu, la lucertola. Ciao, ciao, Lulu! È tutta piena di scaglie, come un drago. Lei sa sputare fuoco. No, però in compenso ha una lingua molto lunga. Io invece voglio imparare a suonare il bongo piatto. Quello è un boran, uno strumento irlandese. Lo devi battere con una bacchettina, così. Io ho preso un tamburello. Un'ottima scelta, Pedro. Se preferisci puoi anche scuoterlo così. Io ho preso un grosso tamburo. Ah, quella sarebbe la gran cassa. Non so come si chiama questo strumento, ma per suonarlo si sfrega. Quello, Candy, si chiama guiro ed è arrivato fino a qui direttamente dal lontano Sud America. E come sei arrivato fin qua? L'ho portato io al ritorno dalle vacanze. E queste cosa sono? Quelle sono delle maracas. Le ho comprate in un negozietto di strumenti quando ero in Spagna. Questo qui è un triangolo, senta. Mio padre vende questi strumenti in confezioni da 10, signora maestra. Ti ringrazio, Freddy, lo terrò ben presente. Non c'è bisogno di andare tanto lontano per acquistarli. Grazie! Come si chiamano? Queste sono delle nacchere. Il mio papà vende anche quelle, però in confezioni da 5. Grazie, Freddy. Olè! Visto? È in questo modo che si suonano le nacchere. Ecco a te, Emily. Devo proprio farla anch'io, la danza. No, basta che tu faccia il suono click-clack, tesoro. Ah, vedo che tu invece hai preso i piatti. Sì! Ora sai che suono fa il tuo strumento. Possiamo provare a suonarli tutti insieme. Pronti? Ai posti, via! Che è solo un fastidioso rumore. Chiunque può fare bang, bang, bang. Ma per fare musica ci si deve ascoltare a vicenda e seguire bene il tempo. Senta, Madame Gazzella, io non riesco ad ascoltare e suonare insieme, è difficile. Io faccio la teiera e noi facciamo le tazze da tè. Ecco, ora signor Scimmio può avere il tè. Oh, questa teiera è troppo morbida. Le vere teiere però non sono morbide. La mia mamma sa fare dei veri servizi da tè. Lei lavora con la creta, sai, Peppa? Mamma, ci aiuti a fare un servizio da tè, per favore? Con le tazze e la teiera solide, così potranno contenere dell'acqua vera. Va bene, venite con me. Qui la signora Zebra fa le sue ceramiche. Facciamo questo servizio da tè. Quella che cos'è? Creta. Le ceramiche si fanno con la creta. Ma è morbida, come la nostra plastilina. Ci serve che sia morbida, così possiamo modellarla. Ma dopo non sarà più morbida. Mamma Zebra modella una tazza al tornio. Ecco, una tazza. Ma allora è facilissimo, Mamma Zebra. Ti piacerebbe provare? Sì, per favore. È viscida e umida. Fare una tazza al tornio non è facile come sembra. C'è un modo più facile per fare una tazza. Prima di tutto si modella un lungo vermicello con la creta, così. È un vermicello tutto a zigzag. È un verme tutto a zigzag. È un verme tutto a zigzag. È un baco fatto di creta che non può far la seta. È un verme tutto a zigzag. Poi lo facciamo girare in tondo, così. Mamma Zebra ha un po' di bitorcioli. Sì, ma adesso lo rendo liscio con le mani. E poi ci aggiungo un manico. Un'altra tazza! Adesso ne abbiamo
orologi convengono molto più che uno. Papà, hai un campanello per la bici, per favore? Sì, quanti ne vuoi, figliolo? Uno, me ne basta uno. Ma io li vendo in confezioni da due. Freddy Volpe adesso ha due campanelli per la bici. Fantastico! Grazie, papà! Il mio papà mi ha dato due campanelli. Sentite! Oh! Che altro ha il tuo papà nel suo furgoncino? Ha tutto quello che può servire. A che cosa giochiamo adesso? Perché non facciamo una gara di biciclette? Con in premio una grande coppa luccicante per chi vince la gara. Ma dove la possiamo trovare, una coppa? Già, dove la possiamo trovare, una coppa? Vedrò che cosa posso fare. Non c'è nulla di più comodo che avere una betoniera, perché nel caso Papà, in cui... ce l'hai una grande coppa luccicante per il vincitore della nostra gara di corsa in bici? Dimmi una cosa, è una gara molto importante la vostra. Sì, e come, è importantissima. Questa può andare? Oh, grazie, papino! È d'oro! Quasi! È plastica dorata! Oh! Ho la coppa per il vincitore! Ed è fatta di plastica dorata, guardate! Oh! Nel furgoncino del tuo papà c'è veramente tutto quello che può servire! Sì! Dobbiamo arrivare a casa di Peppa! Pronti? Ai posti, via! Premendo questo pulsante, improvvisamente scomparirà. Oh! Ah! E premendo quest'altro, invece, potrete sentire il CD. I piccoli amici sono arrivati insieme. Siete tutti dei veri campioni! Possiamo dividerci una coppa in sei. Nel mio furgoncino c'è una coppa per ognuno di voi. Evviva! Zoe, Pedro e Rebecca si nascondono dietro a una staccionata. Susie ed Emily si nascondono dietro a un cespuglio. 9, 10. 1, 2, 3, chi non ha fatto resta a me. Ho capito dove siete. Peppa non riesce a trovare nessuno. Ma no, così è impossibile. Freddy Volpe li raggiunge per giocare. Ah, ciao Freddy. Ciao Peppa, che cosa state facendo? Stiamo giocando a nascondino, però io non trovo nessuno. Vuoi che vada io a cercarli al tuo posto? Ci puoi provare, ma ti avverto che è difficilissimo. Dici? Sta a guardare. Vi ho trovati! Oh, ciao Freddy! Eccovi qui! Oh. Freddy Volpe ha trovato tutti! Ma come ci sei riuscito, Freddy? Sono molto bravo a sentire gli odori! Scusa, ma che cosa c'entra l'odore? Beh, io riesco subito a trovarvi fiutando col naso il vostro odore! Ma io non ho nessun odore! La mamma mi ha fatto il bagno ieri sera! Sì, lo so! Infatti, odori di pulito! Oh! Io riesco a trovarvi perfino se tengo gli occhi chiusi! Coraggio, allora! Trova Susie tenendo gli occhi chiusi sempre! Facilissimo! Nasconditi, Susie! 1, 2, 3! Susie cerca un posto dove nascondersi. 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2, 3, chi non ha fatto resta a me! Freddy chiude gli occhi e si mette a cercare Susie. Fiuta tutti i posti in cui Susie è passata, intorno all'albero, dietro al cespuglio e su per la collina. Ti ho trovata! Oh! E tutto grazie al mio naso! Hai un super naso! Già, proprio così! Si piega il foglio a metà. Ora si piegano gli angoli ad un'estremità e si piegano di nuovo gli angoli per fare una punta. Poi si piegano i due lati in questa maniera. Un bellissimo aeroplanino! E ora vediamo se volano. Pronti? Ai posti, via! L'aereo di Mamma Pig è volato su un albero. L'aereo di Peppa è atterrato in un vaso da fiori. Tocca a te, George, dai!
L'aereo di Giorgio fa le capriole e finisce nel laghetto delle papere. Proviamo a fare un aereo super enorme. Abbiamo bisogno di un pezzo di carta molto grande. Possiamo prendere questo grande foglio di carta blu. Peppa e Giorgio hanno fatto un grosso aereo blu. Papa Pig! Buongiorno a tutti! Non dovresti essere al lavoro? Sì, solo che ho dimenticato a casa dei documenti molto importanti. Papino, stiamo facendo degli aeroplanini di carta. Ne abbiamo fatto uno super enorme, guarda! Però, ma è fantastico! Vi serve qualcuno grande e forte per lanciarlo. Pronti? Ai posti? Via! Il grande aereo blu vola molto in alto e molto lontano. Non smette più di volare. Ciao, ciao, aeroplanino blu. Oh, 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 ciao, ciao. Ma ora devo ritrovare i miei importanti documenti di lavoro. Qualcuno di voi ha visto dei fogli su nel mio studio? È meglio che tu venga con me, Papa Pig. Per caso questo è uno dei tuoi documenti? Sì, lo stavo cercando. George gioca con il suo razzo in camera da letto. George, ascolta, ora ti insegno a fischiare. Prima devi mettere la bocca a forma di O e poi devi soffiare. Oh. Non ti dispiacere, George. Tanto è una cosa quasi impossibile da fare, come scuotere le orecchie. George sa scuotere le orecchie. Fischiare è più difficile. George sa fischiare. Oh no. Che c'è che non va, Peppa? Mamma, non riesco a fischiare, al contrario di tutti gli altri. Non te la prendere, sto facendo i biscotti. Ti andrebbe di leccare il cucchiaio? No, grazie, mammina. Posso invece telefonare a Susie Pecora, per favore? D'accordo, Peppa. Salve, signora Pig. Salve, signora Pecora. Peppa potrebbe parlare con Susie? Ciao, come stai, Susie? Ciao, Peppa. Che cosa stai facendo? Sto imparando a fischiare, ma purtroppo ancora non ci riesco. Deve essere molto difficile. E come? È quasi impossibile. Tu sai fischiare, Susie? No. Oh, bene. Voglio dire, mi dispiace che tu non sappia fischiare. Ma sono contenta perché neanch'io ci riesco. Scusa, Peppa, ma come si fa a fischiare? Devi unire le labbra e poi soffiare. In questo modo? Pronto, ci sei, Peppa? Ho sfornato i biscotti! Oh, evviva! I biscotti! Sono caldi, bisogna soffiarci sopra. Tu non lo vuoi un biscotto, Peppa? No, ti ringrazio, mammina. Preferisco andare fuori in giardino e rimanere da sola a pensare per un po'. Bravissimi, molto bene. E ora datevi da fare! Inizia la caccia alle uova di cioccolato di Nonno Pig. Hai tempo per bere una tazza di tè, Nonno Pig? Oh, certo! Lì ci vorrà chissà quanto tempo per trovare le mie uova di cioccolato. Le ho nascoste talmente bene. Ecco qui un uovo! Peppa ha trovato un uovo di cioccolato in un vaso da fiori. Eccone qui un altro! Rebecca Coniglio ha trovato un uovo di cioccolato nascosto dietro a un cespuglio. Emily Elefante ha trovato un uovo di cioccolato sul ramo di un albero. Credo di sentire il profumo dell'uovo di cioccolato. Freddy Volpe ha un ottimo senso dell'olfatto. Eccolo! Anche Freddy Volpe ha trovato un uovo di cioccolato. Nonno Pig, abbiamo trovato le uova, guarda! È stato molto divertente! Ma a dire il vero, un po' troppo facile. Non è stato poi così facile per i più piccoli. George, Edmond e Richard non hanno trovato nessun uovo. Chissà mai dove saranno le altre uova. Uovo cioccolato! Ah, Edmond, credo proprio che tu abbia qualcosa dietro questo orecchio.
Ora tutti hanno trovato l'uovo di cioccolato. E adesso che cosa ci facciamo, nonno Pig? Le potete mangiare, naturalmente. Buongiorno a tutti. Nonna, nonna, abbiamo trovato tutte le uova di cioccolato. Ma dove sono finite? Io non vedo nessun uovo. Sono tutte nelle nostre pance. E intorno alla vostra bocca. Nonno cane mostra il suo carro attrezzi. Ma sentite, questo è il suono della sirena del mio carro attrezzi. Mamma pecora mostra il camion dei pompieri. Questo è il suono della sirena dei pompieri. E la signora coniglio mostra il suo elicottero di soccorso. Questo è il suono della sirena del mio elicottero. Elicottero in funzione, elicottero in funzione. Vi piacerebbe fare un giro? Sì, moltissimo! D'accordo, saltate su! Che peccato! Non è rimasto più spazio per me. Non importa, vi guarderò da terra. A Papà Pig non piacciono le grandi altezze. Evviva! Stiamo salendo in cielo! Certo! E può salire su in verticale. Oh! Scendere giù in verticale. Evviva! Evviva! Oh! E anche fare una bella giravolta. Povero papino, si è perso il divertimento. Già, povero papà. Un gelato, per favore. È davvero buono. Non è meglio atterrare adesso? Emergenza, emergenza, chiamata per l'elicottero di soccorso. Sto arrivando. Siete fortunati, c'è un lavoro da fare. Sulla strada ci sono dei lavori in corso. Buongiorno, cara signora coniglio. Come vede, c'è qui un grosso tubo di metallo che deve essere sollevato. Ricevuto, signor toro. Come lo solleva quel grosso tubo? Con la mia potente calamita. Evviva! E adesso cosa ne farà di quel tubo? Non lo so ancora. Ci sono! Lo calerò qui, dove in seguito potrà essere facilmente trovato. Adesso vi do un passaggio a casa. Ma noi ci andiamo lo stesso al mare, non è vero, papino? Prima vado a vedere quanta neve c'è. Dove è andato a finire, papino? Guardate, un pupazzo di neve che cammina! Che freddo! Un pupazzo di neve che cammina e parla! È soltanto papino! Povero papà, lascia che ti riscaldiamo un po'! Mamma Pig, Peppa e George riscaldano Papà Pig strofinandolo con degli asciugamani. Adesso va meglio! Ora possiamo andare a giocare in spiaggia! Ma come si fa con la neve? Non credo che il pullman possa viaggiare oggi! Il pullman della signora coniglio arriva a casa di Peppa. Cielo, signora coniglio! Come ha fatto a muoversi con tutta questa neve? Con il mio grande spazzaneve! Lo spazzaneve serve a spostare la neve. Ciao a tutti quanti! Ciao, Peppa! Anche tutti gli amici di Peppa vanno al mare. Prossima fermata alla spiaggia! Evviva! Il signor toro e i suoi amici cospargono di ghiaia la strada. La ghiaia fa sciogliere la neve. Buongiorno, signor toro. Buongiorno, signora coniglio. Abbiamo impiegato tutta la notte, ma adesso la strada è sgombra. Si può raggiungere il mare tranquillamente. Che bello! Noi stiamo andando proprio al mare. Vuole venire insieme a noi? No, grazie, signora. Abbiamo tante altre strade da cospargere di ghiaia. Arrivederci, signor toro. Arrivederci, passate una splendida giornata al mare. Ce ne andiamo alla spiaggia di Purrà, castelli di sabbia e bagni a volontà. Ce ne andiamo alla spiaggia di Purrà, mare coni, vienici anche tu. Eccoci arrivati, siamo al mare. La spiaggia è ricoperta di neve. Vediamo se qui ho un libro sugli orologi. Ah, eccolo qui! Come funzionano gli orologi? Nonno Pig ha aggiustato l'orologio a Cucù. Evviva! Cucù! Cucù!
Mamma Pig viene a riprendere Peppa e George. Mamma, guarda, nonno ha aggiustato l'orologio a cucù. Che bello! E quello che cos'è? Questo è il mio vecchio computer. Io non sono capace di aggiustarlo. Non è rotto. Ho comprato un computer nuovo e pensavo che avresti gradito quello vecchio. No, non sono sicuro di aver bisogno di un computer. Oh, è un computer? Cosa ci si può fare? Ci si possono scrivere le lettere. Guarda, nonnina. A, B, C, D. E i numeri? 1, 2, 3. Ho paura che potremmo romperlo premendo il tasto sbagliato. Non ti preoccupare, non si romperà. Solo che non devi dargli il latte e nemmeno i biscotti né la marmellata. La cosa che sa fare meglio è il gioco della gallinella felice. Quando si preme questo tasto, lei fa un uovo. Io sono molto brava a giocarci, ma George è più forte. Molto divertente. Forse lo dovremmo tenere questo computer. Che cosa ne dici, nonna Pig? Arrivederci! Ciao, ciao! E se ora andassimo a fare qualche lavoretto sul nostro computer, nonna Pig? Sì, andiamo a scrivere qualche numero e qualche lettera anche noi. Ma ecco che arriva nonno cane. Buongiorno, caro nonno Pig. Ottima giornata per navigare. Sì. Buongiorno, nonno cane. Sto portando la mia barca in cantiere stamattina. Devo fare alcune riparazioni. Ti dispiacerebbe portare anche la mia barca in cantiere? Ha qualche piccolo problema? Ma certo! Dove si trova, a proposito? Veramente sotto di me? Oh, è affondata? Appena di qualche centimetro. Mi sorprende che non sia affondata tanto tempo fa, a dire il vero. Cosa? È una barca decisamente migliore di quel tuo rottame arrugginito. Nonno cane e nonno Pig sono ottimi amici. Prendi questa, capitano! Obbedisco, nonno cane! Nonno cane ha tirato la barca di nonno Pig fuori dall'acqua con il carro attrezzi. Oh! Prossima fermata, cantiere navale! Che cos'è un cantiere navale? Un cantiere navale, Peppa, è un posto dove vengono riparate le barche. Questo è il cantiere navale di nonno coniglio. Hola, buona giornata, amici miei! Ciao, buona giornata a te, nonno coniglio! Chi ha ridotto così la tua povera barca, nonno Pig? Qualcuno, senza volerlo, ha urtato contro un ormeggio. Si è sentito un gran botto e si è formato un grosso buco. Là... Non devi mai lasciare il timone della tua barca ad altre persone, nonno Pig. Sì, ma puoi aggiustarmela? Ma certo, devo solo capire se il danno è molto grave. Nonno coniglio misura il buco della barca di nonno Pig. Ora devo trovare qualcosa per rattoppare la falla. Deve essere bello saper riparare le imbarcazioni. Oh, ci vogliono anni per imparare bene il mio lavoro. Da quanto tempo ripari le barche, nonno coniglio? Da anni. Chloe! Chloe! Oh, Chloe! Ciao, ciao! Questi sono i miei amici, Simon Scoiattolo e Belinda Orso. Potete chiamarmi Sai, è l'abbreviazione di Simon. E io sono Be, che è l'abbreviazione del nome Belinda. Io sono Peppa. Ti chiameremo Pe. Oh, e lui è il mio fratellino George. Ti chiameremo Gio. Oh, non ci avevi detto che i tuoi cuginetti sono dei bebè, Chloe? Non è vero, io non sono una bebè. Ma siete tutti e due piccolini. Io sono grande, il mio fratellino George è piccolo. Perché non facciamo tutti un gioco? Sì, io direi di giocare a nascondino, Chloe. Noi non giochiamo a sciocchi giochi per piccolini ormai. Noi siamo quasi adulti, carina. Idea! Facciamo il gioco del no e del sì. Cos'è? Non l'ho mai sentito nominare. Io vi faccio delle domande e voi mi date delle risposte. E il gioco in cosa consisterebbe? Non dovete dire mai né sì né no. È troppo facile. Vogliamo cominciare a giocare, sai? Sì. Ah, hai detto sì, hai detto sì. Così non vale, non ero ancora pronto. Beh, almeno tu sei pronta. Sì. Ah, ho vinto ancora.
Peppa è molto brava a giocare al gioco del sì e del no. Bene, adesso posso fare io le domande? Ma certamente! Non ti dispiace se ora sono io a farti le domande? Non mi dispiace! Riuscirò mai a farti dire un sì oppure un no? Non penso proprio! Basta, mi arrendo! Ma com'è possibile che tu vinca sempre? È facilissimo! Io non dico mai né sì né no! Ah, ho vinto! Hai detto sì e no! È stato divertente! Adesso giochiamo a un altro gioco! Avete mai giocato a sardine? No, come si gioca? Uno si nasconde e tutti gli altri devono trovarlo. A me sembra uguale a nascondino, che cosa cambia? Mamma Coniglio, lei perché non va a lavorare? Ma io lavoro, Susie. Chi credi che badi a questi due coniglietti? Ci pensi tu, mammina. E voi potreste aiutarmi rimettendo a posto i giocattoli prima che qualcuno ci scivoli sopra. Ah, è arrivata mia sorella! Buongiorno! Buongiorno, signora Coniglio! Ciao, zia! Non mi posso fermare a lungo, mi aspetta un mucchio di lavoro oggi. Alla cassa del supermercato, al carretto dei gelati e poi devo guidare l'autobus. Quindi ci vediamo dopo, sorella! A dopo, sorella! La signora Coniglio è scivolata su un giocattolo di Richard. Oh, la mia povera caviglia! Vuol dire che dovrò saltellare! No, devi restare qui da noi finché non starai meglio. Ma ho tantissimo lavoro da fare oggi. Andrò io a lavorare al tuo posto. Qual è il tuo primo impegno? Cassa del supermercato. D'accordo! Rebecca, prenditi cura di tua zia. Sì, mammina! Mamma Coniglio arriva al supermercato. Grazie al cielo è arrivata, signora Coniglio. La signora Coniglio è malata, prendo io il suo posto oggi. Lei non è la signora Coniglio? No, sono sua sorella, mamma Coniglio. È qui che devo sedermi? Sì. Ha mai lavorato a una cassa prima d'ora? No. Quanto costa? Oh, non ne ho idea. Perché io ho un buono. Lei accetta un buono libri? Posso pagare con la carta? Susie Pecora ha indossato la sua divisa da infermiera. Non si preoccupi, io sono soltanto una finta infermiera. Tiri fuori la lingua e dica forte Casa di Rebecca Coniglio, pronto? Chi è che parla? Sono mamma Coniglio, da voi va tutto bene? Sì. Mi fa piacere perché qui sarò occupata tutto il giorno. Allora come farà con gli altri lavori della signora Coniglio? Oh, oh, oh! Buongiorno a tutti voi! Buongiorno, Babbo Natale! Siete stati tutti buoni? Sì! Avete sempre tenuto in ordine le vostre camere da letto? Sì! E tu? Oh, 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 ma certo! E ora venite qui e ditemi quale regalo vorreste per Natale! Potrei avere un pallone, per favore? Io uno xilofono! Il gioco delle pulci! Una scatola di magie, per favore! Macchina da corsa! Una pallina magica! Boing, boing! Un treno, per favore! Un treno giocattolo! No, non un treno giocattolo! Un treno vero! Uno che posso guidare con dei veri passeggeri sopra! Oh, 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 vedrò! Che cosa posso fare? Avete chiesto tutti il regalo? No, manchiamo ancora noi due! Oh, scusatemi tanto! Allora, tu come ti chiami? Sono Peppa Pig! Noi ci siamo già incontrati! Oh, certo! Mi fa molto piacere rivederti, Peppa! Che regalo vorresti per Natale? Mi piacerebbe una bambola che cammina, che parla e che può perfino chiudere gli occhi quando la metti a dormire, per favore! Anche per me, grazie, Babbo Natale! Molto bene! Tu ti ricordi dove abito, non è vero, Babbo Natale? Oh, certo! Tu quanti anni hai? Oh, oh, io ne ho centinaia e centinaia! Te l'avevo detto! Arrivederci, Babbo Natale! Non dimenticatevi di lasciarmi un pezzetto di torta! E un dolcissimo succo di frutta! E anche una bella carota da dare alle tue renne! Oh, oh, oh! Peppa e la sua famiglia tornano dalla fiera di Natale. Papà, perché abbiamo tutte queste valigie in macchina? Perché trascorreremo il Santo Natale da nonno e nonna Pig. Ma così Babbo Natale non saprà in quale casa siamo. Non preoccuparti, Peppa. Babbo Natale sa sempre tutto di tutti. Oh, è per te, Peppa. È Emily Elefante. Pronto? Pronto, Peppa. Che
ne dici? Ti andrebbe di venire alla festa di Edmond come mia amica? Oh sì, grazie tante! Mia mamma vuole che le diamo una mano con i piccolini! Davvero? Sì, possiamo aiutarla! Lo sai che anche Danny e Susie ci daranno una mano? Oh, bene, ciao! Gli invitati arrivano alla festa di Edmond Elefante! Oh, ecco i miei assistenti! Buongiorno, signora Elefante! Direi che la festa può cominciare! Alzi la mano chi vuole giocare alle belle statuine! Io! Adesso vi dico le regole del gioco! Quando la musica parte, ballate! E quando la musica si ferma, vi immobilizzate come delle statuine! Pronti? Ai posti, via! Stai ancora battendo le palpebre, sei fuori! Nyeh! Occhi, orecchie, boop! Ti sei mosso, George! Sei fuori dal gioco! Anche Edmond e Richard sono fuori! Quindi Zaza ha vinto questo gioco! Viva! Hai vinto una medaglia! È una medaglia fatta di plastica dorata! Mamma! Abbiamo finito di giocare alle belle statuine! Molto bene! Adesso giochiamo a passa il pacco! Sì! Quando la musica suona, passate il pacco al vostro vicino! Quando la musica si ferma, strappate il foglio più esterno del pacco! Pronti? Ai posti, via! George, passa il pacco al vicino, su! Edmond ha vinto una medaglia! Oh! La pioggia ha provocato un'inondazione! La nostra casa è diventata un'isola sperduta! Pozzanghere di fango! Sto arrivando! Wow! Oh! Chi ha messo qua tutta quest'acqua? Come facciamo a fare la spesa? Papà dovrà raggiungere i negozi a nuoto, poverino! Arriva nonno Pig in barca. Buongiorno a tutti! Gran giornata per un giro in barca! Sì! Noi stiamo andando a fare la spesa! Avete bisogno di qualcosa? Sì, grazie! Ci potete prendere qualche pomodoro e un pacco di spaghetti? Pomodoro e un pacco di spaghetti! Polly Pappagallo ripete tutto quello che sente. Polly ci fa da lista della spesa! È un pappagallo sveglio, vero? È un pappagallo sveglio, vero? Possiamo venire in barca con voi! Saltate a bordo! È la casa di Susie Pecora! Noi andiamo a fare la spesa! Avete bisogno che vi porti qualcosa? Mamma! Abbiamo bisogno di comprare qualcosa! Sì, ci serve il cioccolato! Cioccolato, per favore! Cioccolato! Ciao, ciao, Danny! Ciao, Peppa! Sto dando una mano a nonno cane! Salviamo la gente in difficoltà! Bravissimi! Siete dei generosi! Voi avete bisogno di comprare qualcosa? Oh, forse mi servirebbe il giornale! E a me un fumetto! Giornale, fumetto! Da quanto tempo abita qui? Dallo scorso martedì! Oh! Ho delle splendide storie da raccontare, vi piacerebbe ascoltarle? No, grazie! Ci piacerebbe come? Bene, c'era una volta il mare, il cielo e... Oh, sto imparando a suonare il banjo, vi andrebbe di ascoltare una canzone? No, grazie! Ci piacerebbe come? Mi sono svegliato, il mare era là, così anche il cielo... Cielo e mar. Ecco il tuo formaggio. Oh, mi mancava il formaggio. E anche un nuovo libro. Come far funzionare un faro? Questo può essere molto utile. Perché la sua casa si chiama Faro? Ora ve lo spiego, Peppa. La scala a chiocciola arriva fino in cima al faro. Giriamo e giriamo e giriamo. Si chiama Faro proprio perché ha un grandissimo faro qui sulla cima. Anzipicchia! Risplende nell'oscurità e aiuta i marinai a trovare la strada. Oh!
E quando c'è la nebbia, uso questa tromba antinebbia. Nebbia! Quanto è forte! Ma oggi non c'è nebbia, solo mare e cielo. Potrei raccontarvi la storia di... No, grazie, dobbiamo andare. Navighiamo verso l'isola dei pirati. Arrivederci, nonno coniglio! Godetevi il blu del mare e del cielo! Certo! La barca di nonno cane arriva all'isola dei pirati. Guardate, c'è ancora il nostro castello di sabbia. Dai, mettiamoci a giocare a nascondino. Conto io. 1, 2, 3. Non ci sono molti posti dove nascondersi sull'isola dei pirati. Resta a me! Eccomi, sto arrivando! Eccovi qua! No! Ma dove sarà George? Nonno cane non riesce a trovare George da nessuna parte. Io mi arrendo, dov'è nascosto? George era proprio dietro a nonno cane. Furbo il mio George! Battuto il tuo record mondiale! Tutti noi vogliamo che diventi campione di nuovo! È molto importante! Dite davvero? Sì! Sì! Ok, batterò il nuovo record! Domani! Evviva! Ma dovrò allenarmi a saltare nelle pozzanghere se voglio vincere! Chiunque sa saltare su e giù nelle pozzanghere di fango, papino! Certo! Ma non tutti sono campioni del mondo, cara Peppa! Papa Pig è il migliore del mondo! No, Peppa. Devo diventare tutt'uno con la pozzanghera. Come? Per saltare nella pozzanghera devo pensare come la pozzanghera. Ma dovrai correre avanti e indietro? No. Allora forse dovrai fare le flessioni? No. Dovrò dormire e sognare tante, tante pozzanghere. È il giorno del grande salto nella pozzanghera. Papà Pig indossa il suo costume da salto nella pozzanghera. Non trovo più i miei stivali dorati. Dove saranno? Ho dato qui i vecchi stivali al nonno per il giardinaggio. I miei stivali dorati porta fortuna, usati come stivali da giardinaggio. Ma ne hai degli altri? Non è la stessa cosa, uffa. Sì, pronto? Nonno? Ti ricordi i vecchi stivali che ti avevo dato? Sì, ricordo. Servono urgentemente a papà. Potresti ridarmeli? Sono diventati dei vasi. Nonno Pig ha piantato dei pomodori negli stivali portafortuna di Papà Pig. Ci servono per il salto nella pozzanghera oggi stesso. D'accordo, te li porto immediatamente, mamma Pig. No. Sono tutti venuti a vedere Papà Pig che salta nella pozzanghera. Per favore, un bel applauso per il vostro caro vecchio amico signor Potato! Ciao, Susie! Ciao anche a te, Peppa! Ciao, Zoe! Sei molto carina oggi! Grazie del complimento! Ho messo il mio vestitino nuovo! Si può sapere perché tu non dici niente, Peppa? Sì! Perché tu non dici niente, Peppa? È un gioco troppo sciocco! A che gioco state giocando? Susie dice che sono una gran chiacchierona e che non riesco mai a stare in silenzio! In effetti non stai molto in silenzio ora, non trovi? Ah sì? Allora non parlerò mai più! Mai, mai più! A partire da adesso! Ehi là, come va? Ciao, Danny! Ciao, Danny! Che cosa è successo a Peppa? Ha deciso che non parla più! Chi vuole dell'uva? Io, grazie! Io, grazie! Non puoi muovere la testa! Sarebbe un imbroglio! Neanche fare l'occhiolino! Ciao a tutti! Ciao a te, Pedro! Che tipo di problema ha Peppa? Che non parlerà più! Mai più! Perché? Perché di solito chiacchiera troppo! Non è vero che io chiacchiero troppo! Comunque tu, quando vai in giro, ti muovi sempre così! Oh, guardatemi! Sono la bella Susie Pecora! Capisci cosa voglio dire? E parli in questo modo! Io sono la bella Susie Pecora! Guarda che non mi assomiglia per niente! Invece un pochettino ti assomiglia, Susie! Vedi? E poi chiacchieri almeno quanto me! Ma io posso tacere se voglio. No, non è vero, non ci riesci. Dai, proviamo anche noi a stare in silenzio. Ok, comincia tu allora. Stiamo in silenzio tutti quanti. Sì, andiamo a dirlo alla mia mamma.
Mamma, abbiamo deciso che stiamo in silenzio. Molto, molto in silenzio. Talmente in silenzio che puoi far cadere qualcosa sul pavimento e sentirlo. Silenziosi come topi. Mamma, papà, è Natale. Che c'è? Ma è troppo presto, Peppa. Perché non andate a dire buon Natale a nonno e nonna Pig? Nonnino! Oh, niente panico! Salite tutti in coperta! Oggi è Natale! Ma sono solo le 3 del mattino! Babbo Natale è già arrivato! Possiamo andare a vedere se è ancora in casa? No, Babbo Natale qui non c'è! Guardate, la carota, il succo e la tortina non ci sono più! Ha lasciato solo le briciole! Certo, perché a Babbo Natale piacciono molto le tortine! E ci sono dei grossi regali sotto l'albero! Avevo chiesto a Babbo Natale una bambola! Nonna, possiamo aprirli adesso? No, apriremo questi grossi pacchi dopo il pranzo di Natale! Oh, va bene! Peppa e la sua famiglia sono a tavola per il pranzo di Natale! Spezziamo i biscottini! Guardate, ci sono delle coroncine belle! Sì, anche delle trombette! E un indovinello! Cosa fa sfrecciare un aereo in cielo? Io non lo so! Un arcobaleno! questo budino di Natale è delizioso! Peppa e George mi hanno aiutato a farlo! È vero, l'abbiamo girato noi! E hai espresso un desiderio? Sì! Io ho desiderato... Non ce lo dire! Andiamo a aprire i nostri regali? Sì, evviva! Questo qui è per George. È una pista per le macchinine da corsa. Sembra un po' complicato. Dunque, vediamo. Questo va qua, quest'altro va qua e queste vanno qua. Ti sfido a una corsa. Pronti? Ai posti? Via! Papà e nonno Pig si divertono a giocare con le macchinine da corsa. Quello non dovrebbe essere il regalo di George? Credo che George si diverta altrettanto giocando con la scatola.